Siamo qui con Gianni Plinio, lo conoscete tutti, era il personaggio più popolare della regione Liguria, sembrava un'istituzione. All'improvviso si è stato trombato. A mente fredda, perché? Ma io credo che la scivolata elettorale sia stata determinata più che da comportamenti politici personali. Ho sempre cercato di dare e di fare del mio meglio al servizio dei miei concittadini, abbiano invece influito le questioni politiche nazionali, a cominciare dalla cancellazione del partito in cui ho sempre militato dopo la esperienza giovanile del Movimento Sociale Italiano, e cioè Alleanza Nazionale, e quindi anche le quotidiane beghe politiche tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi non hanno certamente giovato in termini elettorali, che come modesto sottoscritto aveva e ha un'amicizia ultra trentennale con Gianfranco Fini, che Gianfranco Fini aveva sempre sostenuto politicamente fin dall'epoca in cui ci eravamo conosciuti, e cioè all'epoca della militanza nelle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante. E poi io credo che sono epoche in cui chi propugna la politica in nome di valori, di principi, in cui si riconosce, fa soprattutto battaglie di principio, è perdente rispetto ad una cattiva politica fatta di voti di scambio, di clientelismi e di brutture tipiche della cattiva politica, che deve essere al più presto modificata e cambiata. Quando c'è stata però la fusione, questa alleanza tra AN e Forza Italia per dare vita al PDL, tu eri scettico o hai aderito con entusiasmo? Io appartenevo all'ala più conservatrice, cioè quella che mirava a conservare Alleanza Nazionale quale prosecuzione del Movimento Sociale Italiano, pur riveduto, corretto e attualizzato, e che vedeva bene una federazione tra partiti dell'area del centrodestra per contrastare e battere il nemico di sempre, e cioè le sinistre e il centro-sinistra. La prova è che fino all'ultimo giorno dell'ultimo ciclo legislativo regionale, il gruppo di cui ero capogruppo ha conservato, pur aderendo al Popolo della Libertà, la denominazione di Alleanza Nazionale. Sono stato l'ultimo, e ne sono orgoglioso, ad aver ammainato la onorata bandiera di Alleanza Nazionale in Regione Liguria. Tu sei stato così appunto pupillo, uno dei pupilli più di Giorgio Almirante. Cosa farebbe oggi Giorgio Almirante? Tu hai sempre contatti con la donna Assunta, no? Che ti vede bene, ecco, che idea ha? Lei Fini l'ha già stroncato sui giornali, no? Insieme con Giorgio Bornacin siamo orgogliosi di essere stati, pur in età giovanile, tra i più stretti collaboratori a Genova e in Liguria di quel grande italiano, di quel grandissimo leader della destra che è stato Giorgio Almirante. Per quelli della mia generazione, Almirante è stato non soltanto un maestro di politica, ma anche un maestro di vita. Ci ha insegnato a fare politica non per fare carriera, per far fare affari, ma per realizzare un autentico spirito di servizio nei confronti della propria comunità nazionale e soprattutto di quelli che sono i più poveri e i più bisognosi. Io credo che Giorgio Almirante, non dimentichiamoci mai che lui, uomo coerente e forte di destra, fu precursore anche di grandi modifiche costituzionali, parlò di elezione diretta dei sindaci, di elezione diretta dei presidenti della Repubblica, quando ancora tutto sembrava ingessato e immodificabili. Ora l'elezione diretta dei sindaci è una realtà, e forse si arriverà anche all'elezione diretta del capo dello Stato. Io credo che Giorgio Almirante, queste sono anche considerazioni che fa Donna Assunta Almirante, che continua ad onorarmi della sua amicizia e la ospito nelle occasioni in cui viene a Genova, ecco,
condurrebbe una battaglia di destra moderna, di destra aperta, di destra europea, di destra intransigente però nei valori che fa dell'etica pubblica, della legalità e soprattutto della socialità, oltre che dell'amor di patria, i motivi fondamentali dell'azione politica. Io credo che c'è ancora bisogno di destra e un centro-destra e una destra coerente con i propri valori e con i propri punti di riferimento ideali sarebbe in grado di modernizzare e di cambiare l'Italia. Speriamo che questo si abbia a verificare in un prossimo futuro. Qualche mese fa il nostro amico Giorgio Bornagin sembrava che volesse, con altri quattro, ricostituire il partito fascista. Poi non se n'è più saputo niente. Come è andata a finire? Io te lo dico anche da interessato, perché come tu sai io ho la tessera del Partito Nazionale Fascista Quindi tu sei stato e sono balilla. stato balilla Indo Domeniconi, iscritto dalla nascita, facevo parte del gruppo Mussolini. Questa tessera me l'ha firmata il Addirittura un comandante eroe di generale guerra, Punti. come Ettore Muti, un soldato molto Io valoroso. poi, dopo questo bollino, è successo il patatrac e non l'ho più rinnovata. Se ricostituiste il partito fascista, devo ricominciare da balilla oppure sarei già comandante? Intanto tu conserva quel reperto Ormai siamo storico che non tutti hanno, ma quella contro il senatore Giorgio Bornacin, caro amico e insieme con me combattente di tante battaglie a destra, si è sviluppata una becera e rozza strumentalizzazione da parte della solita sinistra. Segreteriera. Affetta da torcicollo e nostalgica della guerra civile. Quella proposta di legge non mirava assolutamente a ricostituire il 18 partito fascista, sarebbe una cosa ridicola. La storia è quella che è stata e che mirava ad eliminare una norma che gli stessi padri costituenti avevano voluto transitoria. E poi si trattava di aprire un dibattito a carattere culturale e storico su quelli che purtroppo sono ancora dei reati di opinione. In una repubblica veramente democratica e liberale si devono accogliere le opinioni di tutti. Solo nella fu Unione Sovietica si mandava al manicomio criminale chi manifestava opinioni politiche differenti rispetto al regime sovietico C'è dell'epoca. chi dice Gianni Plinio ha addirittura tradito, non avendo aderito a Futuro e Libertà, il suo amico di una vita, Gianfranco Fini, che era stato suo testimone di nozze. A parte il fatto che lui aveva detto: vengo a fare il testimone di nozze perché diceva Plinio non si sposerà mai, no? Questo era stato. Però la gente non sa due cose: che Fini, che aveva promesso prima il posto che era di La Russa, e poi invece l'aveva dato a Fiammetta, come Mira Fiammetta, Stein, Mira la grande Stein, giornalista che però a Genova che non ha poi mai visto vive a nessuno. Gerusalemme e compagnia. Quindi, insomma, tu sei stato anche tradito da Fini, no? No, mettiamo le cose al giusto posto. Io sono onorato, non rinnego mai nulla della mia vita e politica e privata. Sono onorato di essere amico personale da più di 30 anni di Gianfranco Fini. Tengo moltissimo però alla mia coerenza politica. Io sono nato a destra, ho sviluppato in una città difficile quale la rossissima Genova, sempre un impegno politico stando a destra e non posso neppur lontanamente essere sospettato di giovare alla sinistra. Devo dire che Gianfranco Fini mi fece una telefonata invitandomi ad aderire alla sua nuova esperienza politica con estrema franchezza, così come è il mio stile. Io ho ribadito la volontà a conservare un'amicizia personale, ma ricordo che gli feci presente, diventerei ridicolo e incredibile se a Genova trovassero Gianni Plinio sul palco insieme con Claudio Burlando e Marta Vincenzi. E la telefonata finì lì. Per quanto riguarda le questioni di ordine elettorale,
Sì, rimasi un poco male nel momento che l'allora presidente Fini, con il testimone, l'amico senatore Giorgio Bornacin, mi prometteva, eravamo nel suo studio via della Scrofa a Roma, il posto in lista che era stato di un altro caro e grande amico cui faccio un riferimento, che è il ministro La Russa. Noi eravamo felici, più che altro perché avremmo potuto rappresentare in maniera ancora più forte la gente di destra a Roma quando si produssero le liste. Al posto del buon militante Gianni Plinio, trovammo un illustre giornalista che vive in quel del Medio Oriente che si chiama Fiamma Nilis. E sul piano umano, il fatto che Fini dicesse un presidente della Camera, se viene così, dovesse risultare che è coinvolto mio cognato nella casa di Monte Carlo, io darei l'indomani le dimissioni, invece è rimasto nel suo scranno. Ecco, questo non dovrebbe un po' turbare chi crede nella parola? con estrema franchezza dobbiamo dire che ci ha stupito molto i fini che abbiamo scoperto sui giornali. Noi abbiamo sempre fatto della lealtà, della coerenza, del rispetto, delle volontà di quelli che sono stati vecchi militanti della causa Messina e poi della destra politica italiana, ecco, scoprire un fini diverso. Io credo che Gianfranco Fini ha commesso un grandissimo errore, non nel momento in cui ha posto delle questioni di maggior dibattito interno, di minore sudditanza nei confronti della Lega, ma quando ha sistematicamente adottato una politica di contrasto nei confronti del Popolo della Libertà che aveva contribuito a fondare e anche del suo leader, che era Silvio Berlusconi. È per questo che da uomo di destra, molto vicino al ministro Ignazio La Russa e al presidente del gruppo senatoriale Maurizio Gasparri, ho ritenuto di dover continuare a battermi all'interno del grande partito di centrodestra, cioè del Popolo della Libertà, da uomo di destra, da combattente, quale sono sempre stato, con un'unica ambizione, quella che ci aveva instillato Giorgio Almirante, servire la propria comunità e soprattutto i più deboli e i più bisognosi della nostra comunità nazionale. Sì, questo lo possiamo dire, le elezioni sembrano politiche sempre più imminenti. Se qualcuno del Consiglio regionale va a Roma, tu torni in regione, quante probabilità ti dà? Ma mai dire mai, lo dire soprattutto per chi concepisce la politica come un impegno anche civile e di vita. Non si fa politica soltanto quando si è seduti sugli sgabelli e sulle poltrone. Sono passato da presidente del consiglio regionale, poi da vicepresidente della giunta, da assessore alla cultura, al turismo e allo sport, a consigliere regionale e semplice. Questo non mi ha cambiato la vita, ho continuato a battermi per i miei ideali e per i valori in cui mi riconosco. Io sono porto bene, non sono uno iettatore, quindi auguro a uno dei cinque amici e colleghi che mi precedono nel consiglio regionale, sono risultato il primo dei non eletti, e auguro loro le migliori fortune politiche, che almeno uno di loro possa andare a Roma. Vi potrei subentrare e garantisco anche da questi telesterni, ai nostri amici, ai nostri telespettatori, certamente un brutto futuro si prospetterebbe per Claudio Burlando e compagni vari. Senti, in questo periodo, appunto, ormai l'ultima domanda, su non ti è mai venuta così l'idea di tornare a fare il medico? Ma tu metti un po' il dito nella piaga. Devo dire che la laurea in medicina è stata una delle più grandi ambizioni della mia povera mamma, per cui avrei potuto diventare anche presidente degli Stati Uniti d'America, ma a lei interessava che io mi laureassi in medicina. Devo dire che la breve esperienza da medico che ho svolto in quel centro di eccellenza medica e scientifica che è l'IST di Genova è stata una bella
esperienza, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, non soltanto per il rapporto con i pazienti, ma anche con quegli operatori sanitari che univano una grande professionalità, una straordinaria umanità.